quando mai? Stiamo una vita intera, ci fa quella domanda. Chissà quando morimmo a 2 anni. Chissà che c'è stato la dalla. Chissà come sarà. Che sei? Fare un albergo. Ogni morto da una stanza sua. Sai che un mortori da sapere. Sto in paradiso e devo ringraziare anche Claudio. Quello è lui che deve ringraziare a me. Perché se non salivo io qua, voglio vedere come se ne tornava a casa un cretino. Mia crede, lo lasciasse che morire. Che io sono un bravo ragazzo. In fondo, abbaccia tutto, ma sono un bravo ragazzo. E meno male che stavo in paradiso. Quello se stava all'inferno, quello all'inferno mi mandava a chiamare. Immagina me all'inferno. Subito mi mettevi le palle di fuoco in bocca. O diavolo non gli uovo. Però erano belli i diavoli, eh? No, no, la diavoli. Meglio gli angeli. Già, ma i sari che non male mi fanno all'inferno. All'inferno ci vuoi nessuno. Ma poi chi è che va all'inferno? Diciamo la verità. Tutti quelli che si comportano male. Quelli che sono vere non bene, all'inferno! Quelli che mangiano e bevono, all'inferno! Piace la vita bella, la macchina importante, all'inferno! Quelli attaccati ai soldi, la femmina importante, all'inferno! Azzaglio, ma ci mesci, ma che come stiamo, tu andi all'inferno! E mi guarda! Dice, tu che cosa facevi in vita? Niente, io ho fatto solo qualche viaggio di piacere. Piacere? All'inferno! E adesso accorto quando parlo. E tu che cosa facevi in vita? Io mangiavo la pastina riscaldata. E le donne? Una, brutta, ma sono pure sposata. Ho fatto un cuore così, va a mantenere. Mangiavo come la betoniera. Bravo, tu andrai in paradiso. Cioè, ma voi avete capito? Uno per arrivare in paradiso ha da fare una vita d'inferno, ha da fare! Ma si sta un controsenso! Ma che? Io dico che in paradiso ci deve venire sì chi fa del bene, ma pure chi se ne vede bene però! Allarghiamo sto paradiso, viviamo la globalizzazione! Ma che hanno fatto? Il paradiso hanno fatto diventare discoteca! Ma ci manca selezione, tu sì, tu no! Ma che? Ottaente, che la voglia scrivere! Questo è il libro della vita! Come quello che è accaduto e quello che accadrà. Il futuro può essere riscritto riscrivendo il passato. Hai il tuo fumame. Cioè, se io cancello un nome da questo libro, cancello la storia. Per esempio, se io cancello Andreotti. Agiti che Andreotti è morto e non se ne accorge. Non è lui, Andreotti Paolo, non è Giulio, non ci ho deciso, sono chi sarà te, sarà te, che te ne ha dato Giulio? Ecco qua, lettera C, ma questo l'ho studiato a scuola, Cristoforo Colombo, ve lo ricordate? Se sì adesso cancello Cristoforo Colombo, l'America è ancora una scoperta da fare. Anzi, è buono sarà. E mo lo cancello. Così mo che torno sulla terra, vado a fare una camminata che lì fa. Belle bulba, suoglio, venite a fare calcio trovare! Venite a vedere che cosa ho scoperto! Wow, guardate chi sto che ha scoperto! Così sui libri di storia scriveranno che nel 2007 il famoso attore napoletano Biagio Izzo scoprì l'America. Un diretto, no, finica pillata e ne sapete con me. Andiamo con le scopri. Dici chi è che scopetta l'America? Ha già fa una faccia tanto! Vedi che scopriamo l'Italia, vai, in Italia pure si fa una stronzata e si appara sempre, capito? Poi c'è sta l'indulto, come te la sa così, ci può fare quello che vuoi tu. Oica, chi ha scoperto l'Italia? Enea, l'ha fondata.
Cioè, se io adesso cancello Enea, cancello la storia dell'Italia. Romolo e Remo, i monumenti, i personaggi illustri, Guglielmo Marconi, Alessandro Volta, Galileo Galilei. Cioè, se adesso cancello Enea, cancello tutti gli italiani. La gente che la sera esce di casa, che va a teatro, e da macchina garage, a babysitter. Tutta quella gente che mo è seduta nel teatro di Ana e sta guardando uno spettacolo di Biagio Izzi. E c'è la musicurna così sola. Mo mi cancella tutto. Ma facciamo pure un po', che? Perché ci sarei da fare quando uno con la morte viene tirato in ballo fu un giallo. Perché, diciamo la verità, la morte non ci appartiene. Forse perché è l'unica cosa certa della nostra vita. Io non riesco a capire quella gente che parla della morte come se non ci fosse soluzione di continuità tra la vita e la morte. E così ancora in vita si vanno a cercare una sistemazione confortevole per il dopo. Ma quando posso arrà? Saranno a scegliere la nicchia! Con fritto in cuore! La domenica davvero! Oggi è domenica, dove mi porti, eh? Vieni, ci andiamo a fare una bella passeggiata in 12 miliardi, ci andiamo a scegliere la nicchia! Ma anche se vanno a trovare la casa della villeggiatura. Che soldi, piace questo nicchio? No, è troppo sotto, l'Africa mi manca l'aria. L'aria, perché mi hai visto molto che resti. Amore, quella nicchia là sopra, sotto la fronna di Cachisso? No, dove stanno le piante c'è l'umido e io voglio una cosa luminosa, soleggiata, panoramica. Panoramica. E te cattavi e te capi, c'è la nicchia. Oppure quelle persone che fanno i sacrifici. Lavorano una vita intera. Si privano dei piaceri più semplici della vita, conservano i soldi, una vita sana, per fare che cosa? Per s'accattare la cappella. Una sera mio nonno venne a casa e disse: "Aiù, ha già fatto un regalo con tutta la famiglia, ha già accattato una cappella, ci mettiamo tutto quanto ahì. Che tu non devi accattare un uomo, ma ci va a fare una gita a Montevergine, ci mangiamo sti soldi, ma va a fare un... Che è stata l'unica volta che sta sempre di mangiare questa Alza la cappella! C'è poco da fare, quando si parla della morte c'è soggezione, ti crea imbarazzo, è uno stato emotivo, pure quando andiamo a fare le condoglianze a qualcuno, diciamo la verità, è un momento sempre particolare, non sappiamo mai che cosa dire, ma ci gente figure di merda, posso meglio che se stessimo così, c'è sta gente che per non fare le figure di merda, fanno i provo, mi sa di condoglianze, arriva la distanza di auguri, come la auguri? Senti che arrivano a dire, ehi, tante condoglianze a te e tutta la famiglia, ma se condoglianze voglio auguri a Natale, come stai facendo? Le frasi che si dicono in quei momenti sono veramente imbarazzanti. C'è sta sempre quello che arriva a casa del defunto, guarda la moglie del defunto e dice, addosta. Autobara pigliò caffè, mo' mi devo dire, allora sta, alla chi l'ha morta, sa capo niente, allora sta. Oppure il parente che arriva dal nord, guarda la moglie del defunto e dice, ma mo' a dove portate? Volevo un po' in giusto. No, ma gli avete trovato una soluzione adeguata? C'è all'Hilton, c'è stata la posta, stiamo aspettando la risposta dello Sheraton. Ma la ma perché sei Sheraton? Io la musanda, ma lontana! Perché? Perché la gente mostra sempre stupore davanti all'evento luttuoso. Mo se il morto da vivo ha avuto due ictus, quattro infarti ed è sempre stato malato a Vicceril, arriva sempre un deficiente che dice, ma com'è stato all'improvviso? All'improvviso, chi dà il più morto prima che mo? Purtroppo la morte ci crea meraviglia. Quante volte sentiamo dire, ma quando è successo? Stamattina. Ma che stai dicendo? Io l'ho visto ieri sera, ma chi è morto stamattina? Ma che stai dicendo? Io ho parlato ieri sera con lui, ma chi è morto stamattina? Ma che stai, io ieri sera, alzate meraviglia che hai visto ieri sera. Tu si ovvide fra una settimana, allora andiamo alla vita! A te non ci arrivi, non ce la fa!